Federal Bureau of Investigation is waging and will continue to wage a relentless warfare against crime and criminals. Progress has been made. Further advances against the insidious activities of underworld characters and their vicious, conspiring parasites must yet be made. Our work in the future best can be judged by the events of the past. Every kidnapping case brought to our attention has been solved. Bank robberies have been cut in half. Extortionists have been consistently apprehended, and other forms of federal offenses have been vigorously prosecuted. Ciao a tutti amici di Sban Channel, oggi vi offriamo una chicca. Calibro 12, Browning Auto 5, questo modello in particolare è del 1923. E il modello è stato inventato da Browning nel 1898 ed è uscito dalla produzione nel 1998, quindi sono 100 anni che l'hanno fabbricato. E questo fucile è stato utilizzato dalla polizia americana nella prima guerra mondiale e anche nella guerra nel Vietnam. E questo fucile in particolare è stato fabbricato in Belgio, e canna senza bindella, calibro 12, camerata 65, e utilizza un meccanismo cosiddetto a lungo rinculo, cioè non ha prese di gas, ma semplicemente durante l'atto dello sparo la canna rincula di 90 mm, quindi 9 cm. Rinculando ricarica la cartuccia e automaticamente l'otturatura si chiude. Come avete visto è particolarmente preciso, ottimo fucile da caccia. Naturalmente questo è il primo semiautomatico da caccia realmente funzionante al mondo, è il primo modello funzionante al mondo. 4 colpi più uno in canna, cosa dire, un gioiellino, una chicca rara che tutti dovrebbero provare almeno una volta. Adesso vediamo cosa è capace di fare questo gioiellino del 1923. Fantastico. Che palle! No! Le sighe! Le sighe capace di fare!